Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Castle Flames. Il video di oggi è un video completamente diverso perché giochiamo insieme, tra virgolette. Facciamo un quiz, tutto completamente dedicato ai rudimenti, per vedere quanti rudimenti conoscete veramente. Quindi mi raccomando, preparate la vostra mente, concentratevi e partiamo subito, ma dopo la sigla. Allora, vi spiego per prima cosa come funziona. Vi farò vedere 10 pezzi di video da 15-20 secondi circa, che sono delle parti di video prese dal mio nuovo corso Rudimenti, Tecniche e Applicazioni, che vi ricordo è in sconto lancio ancora per pochissimo. È uscito da poco, è in sconto lancio, c'è lo sconto del 25% di tutto il corso. Se volete informazioni andate qui sotto, mi raccomando affrettatevi perché appunto lo sconto lancio dura ancora per pochissime ore. Quindi fate in fretta, ma prendo 10 video dal mio corso, 10 spezzoni di video dal mio corso, e vi faccio questo quiz in cui vi chiedo quale rudimento sto utilizzando. In pratica vi faccio vedere, facciamo un esempio, vi faccio vedere un video, lasciamo questi 15-20 secondi che vada il video, e poi vi do 4 possibilità. Ad esempio vi dico: in questo video che cosa ho utilizzato? Paradiddle, flam, drag oppure colpi doppi, non lo so. Voi che cosa dovete fare? Dovete andare qui nei commenti, segnarvi da quiz 1 a quiz 10. Dopo esservi segnate tutte le 10 risposte, sotto mi direte risposte corrette e mi direte il numero di risposte corrette che siete riusciti a dare. Purtroppo YouTube non dà ancora la possibilità di creare dei quiz insieme a voi, spero lo faccia presto perché sarebbe una cosa interessante. Per adesso giochiamo in questo modo, quindi scrivetelo nei commenti o scrivetelo da qualche parte, su un foglio, su dove volete. Basta che poi infine mi scrivete il commento con scritto quante risposte avete dato giuste. Quindi partiamo subito. Allora, mi metto a computer e mi metto le cuffie perché altrimenti io non sento nulla, e possiamo partire con il primo video. Allora, partiamo da qualcosa di non troppo complicato. Allora, come potete vedere in basso a destra c'è questa parte nera perché qui c'è scritto il rudimento, quindi sarebbe stato troppo semplice, ve l'ho oscurata. Ma partiamo, vediamo questi 10-12 secondi di video in cui dovete capire che rudimento è. In questo caso è fatto tutto su rullante, e poi vi do le 4 opzioni. Partiamo. Allora, avete capito di che rudimento si tratta? Vi do le 4 opzioni. Allora, double stroke roll, cioè rullo a colpi doppi. Triple stroke roll, rullo a colpi tripli. Paradiddle diddle oppure triplo paradiddle. Da adesso avete 10 secondi per darmi la risposta, per scrivervi la risposta, eccetera, eccetera, e poi vi do la soluzione. 10 secondi. Date le risposte. Finiti i 10 secondi, avete dato la risposta, lasciamo ancora a qualcuno il tempo di scrivere le ultime cose. La risposta giusta era triplo paradiddle. Questo qua è proprio un triplo paradiddle, 3 coppie di colpi singoli e una coppia di doppi. Quindi questo era un rudimento fatto proprio da rudimento su rullante, in questo caso, ma rudimento su rullante, su pad, eccetera. Ma il problema di questo quiz è che non tutti saranno così semplici. Se magari avete pensato, ah cavolo, semplicissimo, l'ho già studiato il triplo paradiddle, alcuni dovrete anche andarli a scovare all'interno di alcune applicazioni, perché nel mio corso rudimenti, tecniche e applicazioni, oltre ad andare a vedere le tecniche che servono per studiare rudimenti e poi andare a studiare i propri rudimenti, una buona parte, cioè il cuore pulsante del corso, sono le applicazioni. Ad esempio, vediamo l'applicazione di questo nuovo rudimento. Questo video dura 25 secondi e dovete scovare sul Charleston, in questo caso, perché io suono un groove, ma sul Charleston faccio un certo rudimento, qual è il rudimento che vado a suonare. Via!
Ok, allora questo era ovviamente un po' più complicato perché era all'interno di un groove e tra l'altro suonato su una canzone. Quindi allora le quattro possibilità sono: numero 1, flam; numero 2, rough a 5; numero 3, rullo a 6; numero 4, paradiddle. Via con i 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, stop al tempo. La risposta giusta era rullo a 6. Questo è un po' strano, è un po' strano da capire, ma rullo a 6 è colpo singolo, due volte colpo doppio, colpo singolo, ta ti 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 ta ta ti 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 ta ta ti 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 ta ta. E questo è proprio quello che stavo andando a fare, a suonare sul Charleston. Quindi se ne avete indovinate due, complimenti, ma io adesso vado avanti, andiamo avanti tutti quanti e cerchiamo di capire un nuovo rudimento. Questo è bello tosto, devo dire, questo è bello tosto, perché ovviamente non vado a farli in maniera sempre più difficile, graduale, no, a caso. Ma via al video, nuovo rudimento, anche questa volta sul groove. Questo è il groove normale, adesso arriva il rudimento. Che cosa sto utilizzando lì? Fate bene attenzione, fate bene attenzione. Non è semplice questo, non è per niente semplice e potrebbe, ci sono alcune cose che potrebbero sviarvi un po' e farvi pensare a un altro rudimento. Ma quali sono le possibilità? Allora, le possibilità sono rough a 3, paradiddle diddle, paradiddle o drag. Via ai 10 secondi. Vediamo un po' se qualcuno la indovina, vediamo un po' se qualcuno la indovina. 4, 3, 2, 1, stop al tempo. Allora ragazzi, paradiddle diddle. Il paradiddle diddle come funziona? Colpo singolo, colpo doppio, colpo doppio. Ta ta ti 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 ta ta ti 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 ta ta ti 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 ta ta ti 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 ti. Io qua avevo la mano forte, la mia mano destra, spostata sul Charleston, la mia mano sinistra, siamo questo indietro, la mia mano sinistra sul rullante e quindi titta titta ta titta titta ta titta titta ta titta titta ta. Per non farci mancare nulla, rimettiamolo qua che mi dà fastidio, per non farci mancare nulla, la mano forte faceva una volta l'accento, cioè il primo colpo singolo sul Charleston, una volta il colpo singolo sul rullante per dare il backbeat. Quindi questa effettivamente non era così facile. Allora andiamo avanti ancora, quindi nuovo rudimento, avete capito come funziona, spero che siate riusciti, che riusciate a scrivere tutto quanto al volo e ricordatevi poi di dirmi quante ne avete fatte giuste. Andiamo col prossimo rudimento. Esercizio meccanico del rudimento qui. Stesso rudimento, due variazioni diverse, ma il rudimento è uno solo. Allora, che rudimento è questo qua? Vi do una mano dicendovi che sul rullante facevo dei doppi colpi. Ma che rudimento è? Potrebbe essere un rullo a 5, un rough a 5, un doppio paradiddle oppure multiple bounce roll. Via al tempo. 5, 4, 3, 2, 1, finito il tempo, dovete aver scritto tutto. Allora ragazzi, questo qui è il rullo a 5. Il rullo a 5 è composto da colpo singolo, che di solito è un accento, e poi due colpi doppi, ta 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 ta. Potrebbe esserci anche la variazione, come in questo caso, cioè anziché partire con l'accento si parte direttamente dai doppi colpi, quindi anziché essere ta 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 ta
ta ta ta ta ta diventerà ta 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 ta. È più o meno la stessa cosa, ma con accenti e ghost un po' spostatini. Quindi andiamo avanti, siamo al rudimento numero 5. Allora, siamo pronti, andiamo con il video. Facciamolo ripartire dall'inizio e via. Questo qua lo riconoscete? E se lo riconoscete, sapete come si chiama? Vi sto anche guardando con aria di sfida da questo video, alla fine, da questo ultimo frame. Allora, questo qui è un rudimento poco usato, tra virgolette, ma importantissimo. Le possibilità sono single stroke roll, double stroke roll, triple stroke roll, multiple bounce roll. Quindi vi ho messo tutti i roll e vi faccio partire il tempo adesso. 10 secondi come al solito. 5, 4, 3, 2, 1. Avete scritto tutti? Allora, questo qua, tra i rulli che vi ho detto, tra le quattro possibilità di rulli che vi ho detto, è il multiple bounce roll, cioè il rullo a colpi multipli. È una tecnica, si usa una tecnica particolare per questo, per questa tipologia di rudimento, per questa tipologia di rullo, cioè si utilizzano i rimbalzi, quindi non si utilizzano colpi singoli, non si utilizzano colpi doppi, non si utilizzano colpi tripli, ma si utilizzano i rimbalzi per riuscire a fare questo rullo che sembra fare un tappeto di colpi di rullante, molto 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 particolare. Allora, andiamo avanti, andiamo al rudimento numero 6. Questo è di nuovo bello tosto. È un'applicazione, quindi dovete riuscire a riconoscere questa applicazione. Via! Groove jazz. Ok, siamo arrivati alla fine. Questo qui, che rudimento è? È particolare, più che altro attenzione a non farvi fregare, perché è un'applicazione che dopo vi spiegherò, ma adesso vi do le quattro possibilità. Le quattro possibilità sono Swiss Army Triplets, Drag, Paradiddle, Flam Accent. Andiamo da adesso, 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, che rudimento è questo qua? Questo rudimento è il Flam Accent. Flam Accent da che cosa è composto? È composto da un flam, poi da un due tap, due ghost note, e poi si inverte dall'altra parte. Quindi flam di destra, sinistra, destra, flam di sinistra, destra, sinistra. E poi continua così. Tra, ta, ta, tra, ta, ta, tra, ta, ta, tra, ta, ta. Probabilmente mi direte, sì, ma io non ho sentito alcun flam in questo video, perché, come vi dicevo, dovevate stare attenti perché era un'applicazione dei flam chiamata Flat Flam. In questa applicazione praticamente si vanno a far diventare i flam flat, che praticamente diventano degli unisoni, che quindi non sono più flam, diciamo, ma se li pensiamo comunque come penseremmo i flam normali, riusciamo ad applicarli molto meglio. Quindi questo era un flam accent applicato come flat flam. Andiamo avanti. Allora, torniamo sul rullante per una nuova, per un nuovo rudimento. Non un'applicazione, ma un rudimento normale. In questa parte non c'è una parte in cui vi faccio vedere il rudimento per tanto tempo, perché è un rudimento molto breve, quindi vi lascio anche una parte parlata. Andiamo! La cosa importante, la cosa un po' difficile, soprattutto all'inizio, è che quei due colpi che ci sono prima, questo è il rudimento. Dobbiamo pensarli non troppo a tempo. Cosa vuol dire? Vuol dire che devono essere molto 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 vicini. Non è questo, ma è...
Che rudimento è questo qua? È un rudimento, anche questo, non utilizzatissimo, ma che se si utilizza, si studia bene e si applica poi sulla batteria, può essere veramente molto interessante. Vi do le quattro possibilità. Allora, le quattro possibilità sono Double Stroke Roll, rullo a 7 colpi, drag e flam. Se siete stati attenti, una già la evitate. Ma andiamo con i 10 secondi. Da adesso. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop al tempo. Che rudimento era questo qua? Questo rudimento qua era un drag. Un drag è composto, è come un flam, diciamo, tra virgolette, per questo vi ho detto una la escludete se siete stati attenti prima, perché il flam già l'abbiamo visto un po' prima ed è composto da due colpi solamente, uno forte e uno piano. Poi prima l'abbiamo fatto flat, ma fa niente. Uno piano, no, scusate, uno piano e uno forte, non so se ho detto questa cosa qua. Il drag invece è molto simile al flam, ma con due colpi piano, quindi colpo piano, colpo forte. Ra, 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 fa questa cosa qua, come avete potuto sentire. Qui vi facevo vedere come non bisogna farlo e come bisogna farlo, poi ovviamente c'è tutto spiegato, ma qui la cosa importante era capire quale fosse il rudimento. Quindi, chissà a quanto siete come numero di rudimenti beccati, cioè numero di rudimenti riconosciuti. Andiamo avanti. Quale manca? Non me lo ricordo. Ah, ecco, questo qua. Andiamo con questo qua. Questo di nuovo. Le mie facce sono sempre molto belle nei video, devo dire, quando si fermano i video. Questo qua è un rudimento applicato alla batteria, quindi attenzione perché dovete scoprire qual è il rudimento e non sentendolo canonico sul rullante, applicato su una canzone. Andiamo. Avete capito qual è il rudimento? L'applicazione era quella applicazione fill, perché ovviamente eravamo sui tom. Il rudimento da scoprire era ovviamente quello del fill, appunto, non ve l'ho detto, ma facevo groove e poi facevo una certa tipologia di rudimento. Quale tipologia di rudimento? Allora, vi do le quattro possibilità anche in questo caso. Rullo a colpi tripli, paradiddle doppio, rullo a 5 colpi, ruff a 5 colpi. Via col tempo da adesso. Quattro, tre, due, uno. Stop al televoto, stop al tempo. Allora, questo rudimento qua è un rudimento completamente a singoli, quindi non può essere un rullo, ma è un ruff. Ruff significa che ha dei colpi singoli. Quanti colpi? 5. Quindi ruff ha 5 colpi. Tatu tu tu tum. Il fill era questo qua, rullante, tom, timpano, timpano, timpano. Tatu tu tu tu, tatu tu tu tu, tatu tu tu pum. Ovviamente era un ruff a 5 utilizzato più volte, non era solo ta 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 ta, finito. Ta 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 ta, ta 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 ta, pum. Ok. Quindi questo ruff a 5, andiamo avanti. Allora, cosa manca? Questo qua. Andiamo. Questo è il groove, ovviamente. Rudimento. Ovviamente questa è un'applicazione. Non fatevi fregare, mi raccomando, non fatevi fregare da che cosa, come l'ho applicato, ma pensate a cosa ho utilizzato per applicarlo, quali diteggiature, quali cose. Quindi anche qua le quattro possibilità sono paradiddle singolo, single stroke roll, cioè rullo a colpi singoli, double stroke roll, rullo a colpi doppi, oppure ruff a 4 colpi.
via al tempo da adesso. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Allora, vi ho detto non fatevi fregare perché questo è un rudimento che utilizziamo sempre, perché ragazzi è il single stroke roll. Rullo a colpi singoli, ta 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 ta. La cosa che però poteva fregarvi era il fatto che ci fossero gli accenti, perché c'erano un po' di accenti, tra l'altro poi era anche in terzine, quindi spero non vi siate fatti fregare da questo rudimento, ma era proprio il single stroke roll. Molto bene, allora è partito il video già, molto bene, andiamo all'ultimo rudimento da scovare, sempre su una canzone. State attenti a quello che faccio sul Charleston in questo caso. Guardate questa parte, qui faccio continuamente il rudimento sul Charleston. Ma qual è? Ok, attenzione, in quella parte là ho fatto continuamente il rudimento, ma poi ho continuato anche a farlo un po' sul Charleston ogni tanto. Quale rudimento è? Allora, quattro possibilità. Flam tap, rullo a 7 colpi, rough a 3 colpi, single stroke roll, cioè rullo a colpi singoli. Anche qua, se avete già visto il video, non fatevi fregare e una toglietela già. Comunque, detto questo, mi si è stoppato il cellulare, io qui intanto avevo il timer sopra quando vi dicevo, perché sennò poi non riesco a sincronizzare le cose. Andiamo 10 secondi da adesso. 5, 4, 3, 2, 1, stop al tempo. Quindi quest'ultima risposta che avete dato è l'ultima risposta, perché poi eravamo al decimo rudimento. La risposta giusta era rough a 3, cioè rough abbiamo capito che è il rudimento con i colpi singoli, rulli, colpi doppi, rough, colpi singoli, i colpi erano 3, TTT oppure TTT, sono tutte e due rough a 3. In quella parte dove suonavo TTTTA, TTTTTTA, TT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 
certo tradimento, perché ti 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 ti. Tre colpi sempre continuati, ma stavo facendo tante volte lo stesso tradimento. Quindi in questo caso anche un'applicazione sul groove. E quindi scrivetemi subito qui sotto nei commenti quante risposte avete dato giuste, perché sono super curioso. Questi video qua che ho fatto vedere sono dei video, vi ricordo che sono all'interno del mio corso Rudimenti, Tecnica e Applicazioni. Ovviamente questi sono solo una minima parte del corso, perché il corso dura 10 ore circa. All'interno avete un libro in PDF che potete tranquillamente consultare con tutte le trascrizioni, avete la possibilità poi di comunicare con me, vi spiego tutto quanto, tutti quanti i rudimenti più utili e vi ricordo, vi spiego la tecnica, infatti rudimenti, tecnica, applicazioni, perché vi spiego la tecnica che serve al batterista, i rudimenti, studiamo bene i rudimenti e poi andiamo ad applicarli alla batteria anche tramite le canzoni, eccetera, eccetera. Praticamente vi do un po' alcuni feel e groove da mettervi in tasca e utilizzare poi quando volete con la vostra band o quando suonate in generale, così da aumentare la vostra creatività e il vostro vocabolario batteristico. Quindi vi ricordo che qui sotto in descrizione avete tutte le info e i link che vi servono per andare a vedere come funziona il corso, avere tutte le informazioni e soprattutto richiedere i materiali gratuiti. Vi ricordo che il corso è in sconto lancio solamente ancora per poche ore, quindi avete il 25% di sconto e basta. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, è un video un po' diverso, io sinceramente mi sono divertito molto e mi piace questa cosa, però fatemi sapere se vi siete divertiti anche voi, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se è stato un video troppo lungo, perché è bello lunghetto questo video, se è stato un video troppo breve ma avreste voluto vedere per 6 ore qui su questo video, fatemi sapere un po' di cose e intanto noi ci vediamo nel prossimo video o all'interno del corso. Ciao!